canale YouTube di Luigi Gaudio. Leggerete quindi il capitolo 21 e il capitolo 23. Arriviamo al cuore della vicenda della conversione dell'innominato. Cioè, arriva Lucia al castello dell'innominato. Nel 21 capitolo arriviamo al cuore di questa vicenda, nel senso che lui, l'innominato, deve rispondere a due no imperiosi della coscienza. In entrambi i casi, questi no imperiosi della coscienza gli impongono di non lasciare andare Lucia da Don Rodrigo. Quindi, abbiate in mente, riguardo al 21 e al 23 capitolo, questo discorso, cioè il discorso del processo della conversione, che è stato un processo comunque non immediato, è già da un po' di tempo che l'innominato sta pensando in tutto il male che ha fatto e incomincia a provare fastidio e noia. E infatti, quando arriva Don Rodrigo a proporgli il rapimento di Lucia, prova una certuggia, un certo fastidio, insomma, a pensare di dover fare quest'ennesimo misfatto. Però poi dopo, quasi per inerzia, dice di sì a Don Rodrigo. Tuttavia ci sono due no imperiosi della coscienza. Quando per esempio la carrozza era arrivata presso la taverna della Malanotte e gli era venuto in mente di dire, di dare l'ordine di indirizzarla immediatamente da Don Rodrigo, è un no della coscienza, invece gli aveva imposto di dire no, fatela venire quassù, fate venire Lucia qui su. E ancora un altro no era avvenuto quando era arrivato il Nibbio per fare la relazione. Il Nibbio addirittura che prova compassione, questa è una cosa che non era mai successa. Il capo dei bravi, dell'innominato, per la prima volta ha provato compassione, rapendo Lucia, portandola fino a lì, e questa cosa anche l'aveva sconvolto. Lui stava quasi per dire al Nibbio, ti ordino di riportarla da Don Rodrigo, ma anche in questo caso, secondo no imperioso della coscienza, non dice più niente al Nibbio. E quindi alla fine cosa fa? Va a visitarla nella camera della vecchia servitrice, dove insomma Lucia deve passare la notte lì nel castello dell'innominato. E lì avviene l'incontro che cambia la vita dell'innominato. È un incontro in cui lui comunque dice, per esempio quando Lucia è disperata e dice, si affida a Dio, allora lui dice, Dio, avete sempre questo Dio in bocca, ma che cos'è? Chi è? Allora a questo punto risponde Lucia che Dio perdona tante cose, perdona tutto per una sola opera di misericordia. Questa frase continua a martellare nella testa dell'innominato nel corso della notte. Si svolgono quindi nel capitolo 21 le due notti parallele di Lucia da una parte, che è sconvolta dalla situazione, si trova rapita sostanzialmente, sequestrata, presso dove c'è questa vecchia, insomma, servitrice, che tra l'altro è una tipa molto grezza, molto, cioè, non riesce minimamente a tranquillizzare Lucia. Tra l'altro il padrone, cioè quindi il nominato, gli aveva imposto di dare da mangiare, dare da dormire, eccetera. Però Lucia non accetta niente da mangiare, non dorme sul letto della vecchia, ma si rintana in un angolo della stanza. E passa la notte così, una notte tremenda per Lucia, fino al momento in cui però trova una serenità votandosi, cioè facendo offerta di sé a Maria, cioè fa questa promessa, questo voto: se sarà liberata il giorno seguente non sposerà più Renzo. Questo è il voto, la promessa che lega Lucia fino, insomma, quasi alla fine del romanzo, fino al 36 capitolo, come vedremo. Poi si sposano perché Fra Cristoforo la scioglierà da questo voto, che dirà, tu non potevi lì in quella stanza, non potevi scegliere per Renzo, non potevi obbligare anche un'altra persona, fin quando si trattava di una scelta tua, per cui tu dicevi che non avresti più sposato un uomo, non avresti più sposato Renzo, eccetera. Allora questa cosa poteva andare benissimo, ma nel momento in cui tu invece hai detto no, questa cosa riguarda anche un altro, perché io comunque
lei era comunque promessa sposa di un altro, era fidanzata di un altro, quindi non poteva scegliere anche per quest'altro, allora Fra Cristoforo la scioglierà da questo voto, ma questo arriverà, cadrà parecchi capitoli dopo. Invece in questo 21esimo, terminata questa notte di Lucia, con Lucia che finalmente prende sonno, si va nella stanza del nominato e si verifica che invece c'è qualcuno che non riesce a prendere sonno, che non ha dormito tutta la notte, ed è il nominato, colto dalla disperazione per tutto il male che ha fatto nella vita, arriva sul punto addirittura di pensare di suicidarsi e di prendere la pistola per suicidarsi. Poi dopo però pensa: che cosa succederà domani quando troveranno il mio corpo? E quindi immagina questa scena e si chiede se è davvero utile questo pensiero del suicidio, potrà risolvere qualcosa. Non potrà risolvere qualcosa né da un punto di vista, diciamo, dell'ateo, innominato qual è fino ad adesso, perché l'unica cosa che succederà che i suoi nemici e avversari godranno del fatto che si sarà tolto la vita da solo e che la vita continuerà senza... E a questo punto, se davvero lui ha ancora intenzione di vivere come prima, conviene che continui a godersi la vita fino alla fine, piuttosto che togliersela da solo. E invece, se ci fosse un'altra ipotesi, un'altra possibilità, in quel caso il suicidio sarebbe una condanna. Come vedremo l'anno prossimo, il suicidio dal punto di vista religioso è una sorta quasi di un atto contro natura, e quindi sicuramente punito. E se ci fosse questa vita dopo l'aldilà? Cioè, si insinua questo dubbio, questa domanda nel nominato, che assolutamente ancora non si è convertito, ma ha questo dubbio, ha questa domanda, e mentre lì ancora tutto a pensare a se stesso, accade che sente il suono delle campane di un paese vicino, Chiuso, Vercurago, insomma, sono i paesi vicini al castello del nominato, dove il cardinale Federico Borromeo sta facendo una visita pastorale. E tutta la gente accorre per vedere questo cardinale. Allora lui è incuriosito da questo fatto. Ma perché tutti accorrono? Perché vogliono parlare con... Anch'io voglio parlare con lui. E così decide di andare da solo in questo paese a chiedere udienza a questo cardinale. Il capitolo 22esimo, che noi non leggiamo, è una sorta di excursus e di digressione, in quanto si parla della vita del cardinale Federico Borromeo, quindi al di fuori di quella che è la narrazione, il plot, diciamo l'intreccio del romanzo, che riprende all'inizio del 23esimo, quando è accolto dal cardinale Federico Borromeo, l'innominato. A dire la verità, il cappellano crocifero non vorrebbe accoglierlo. Sapete chi è? Il cappellano crocifero, cioè che porta la croce, è un accompagnatore del cardinale. E lui pensa: siamo matti a far entrare un delinquente di questo tipo dentro in canonica, nella canonica del paese dove si trovava appunto il cardinale. Questo magari non pensa a nient'altro di meglio che non ammazzare un cardinale così per terminare la sua lista di nefandezze, insomma, che ha compiuto nella vita. E il cardinale invece dice: no, fatelo entrare, anzi, dovevo essere io per primo ad andare da lui. Lo fa entrare e incomincia quindi nel 23esimo capitolo il dialogo. Questo è l'unico dialogo vero nel romanzo dei Promessi Sposi. I dialoghi che abbiamo studiato fino adesso erano dialoghi in cui comunque alla fine del dialogo si rimaneva esattamente come si era all'inizio, nessuno cambiava posizione. Invece questo è un dialogo vero, perché l'innominato all'inizio non sa che cosa vuole da questo incontro, da questo confronto con quest'altra persona. E quindi solamente parlando con quest'altra persona che alla fine scopre se stesso e quindi si converte, perché ha scoperto quello che realmente cercava, cui aspirava, che aveva desiderato per tutta la vita. Nell'ultima parte del 23esimo capitolo ricompare Don Abbondio, che era arrivato lì per partecipare a questa visita pastorale quasi per caso, e che il cardinale invita ad accompagnare l'innominato a liberare Lucia dal castello. Altri video didattici su attuttascuola.it.